Ciao Addicted, oggi siamo in compagnia di un altro calendario dell'avvento del quale facciamo un full spoiler e ve lo faccio vedere dal retro. Accidenti! Celebrate your beauty within, ed è proprio il calendario dell'avvento di Zalando. Andiamo ad aprirlo e vediamo insieme che cosa contengono le 24 caselline. Le mie amiche qui mi perdoneranno se le sto sballottando continuamente. Le 24 caselline di questo calendario, guardate, all'inizio c'è una cosa tipo geroglifico, qui c'è il sigillo che mi dispiaceva anche togliere perché non lo volevo rovinare, ma andiamo ad aprirlo. Eccolo qua, questo è il calendario dell'avvento di Zalando 2021. Treat yourself today and tomorrow and the day after that. Eccolo qui, quindi dentro c'è credo un elenco dei prodotti che ci sono all'interno. Più che altro ci sono degli inci, molto più importante, dei prodotti che ci sono all'interno. Questo calendario, come vedete, è riutilizzabile perché ha le caselline proprio come quelli tipo di Look Fantastic, eccetera eccetera, come quello di Clarin e così via. Allora, Glossy Box, me ne vengono in mente una marea. Andiamo a vedere subito cosa contiene la prima casellina. Io ve la faccio vedere così. Allora, nella prima casellina di Bobbi Brown, accidenti, Vitamin Enriched, c'è un po' di casino, Face Base, ed è una base da maquillage con vitamine, vitaminizzata, da arricchita con vitamine, sì. Da quanti ml? Da 7 ml, ve la voglio fare vedere aperta. Ecco qui Bobbi Brown, ci piace tanto Bobbi Brown. Ecco qui, ed è questa qui. Quindi casellina number one, ve lo faccio vedere così perché è più facile anche for me. Numero 2, salute. Numero 2. Nella casellina numero 2 abbiamo di Enigma di Revlon Colorstay, c'è questa bellissima palette, vedete, con questi colori molto molto interessanti. And this is the number 2. And so we go on, number 3, oppure numero 3, no, è number 3, ecco qui, vedete, sapientemente incartato, c'è di Pai, questo calendario merita, ragazze. The Impossible Glow, acido ialuronico, sono delle gocce abbronzanti di Pai, vegane. Number 3. Number 4, eccolo qua. Il numero 4 invece è un Elizabeth Arden, un prodotto del quale non potrò fare a meno, che è una crema protettrice delle labbra, un balsamo. Io ho le labbra sempre secche e questo penso che sarà uno dei miei must del 2022. Numero 5, eccolo qui, piccolino piccolino, ma l'abbiamo trovato. Cosa si nasconde nel numero 5? Si nasconde di Nux, che marchio meraviglioso, un olio secco multifunzione. Non so se conosciate Nux, che sono sicura di sì. I prodotti Nux sono veramente di un altro livello, o per meglio dire di un alto livello. Numero 6, ma sappiamo che in questo calendario è già il numero 6, arriva la bomba di questo calendario, quello che vale veramente tutto il calendario, che non so se lo sapete, costava 99 euro e questo prodotto vale più di 99 euro. Quindi vuol dire comprare in sostanza questo prodotto, che hanno chiuso bene, ragazzi. Adesso ecco qui, ed è, ragazze, l'UFO Mini di Foreo, LED Thermo Activated Smart Mask. Adesso vi spiego di che cosa si tratta. Questo UFO Mini è un dispositivo che serve per far assorbire meglio i principi attivi delle maschere, ed è proprio un trattamento professionale. Praticamente serve per persone anche che hanno una certa età, o che comunque hanno da 40 anni in su, secondo me, che in quanto aiuta appunto ad assorbire meglio i principi attivi e utilizza una serie di tecniche che servono per far
per migliorare, diciamo, l'aspetto generale della pelle. Quindi solo il numero 6, ragazze, valeva esattamente tutto quanto il calendario dell'avvento di Zalando, che quest'anno ci è piaciuto davvero tanto. Numero 7 abbiamo di Bumble and Bumble un primer Hairdresser's Invisible Oil, una base termoprotettrice anti UV da 30 ml. Numero 8 abbiamo un mascara già stupendo, diciamo, dalla, ecco qui, il Volume Million Lashes di L'Oreal Paris, che già, guardate che bello, sembra un diamante. E abbiamo qui il numero 8. Numero 9, Dove ti sei nascosto? Eccolo qua, Nine, come il famoso film di Fellini rifatto con Daniel Day-Lewis. Master Patch Original Fit Blemish Cover di COS RX. E che diamine è un, sono dei patch anti-imperfezioni. Perfetto, che diamine è, ragazze, perché io ci metto sono 60 ore a capire. Ten, dove sei, ten, eccoti qui. Allora, al numero 10 abbiamo un mascara per le sopracciglia, per chi ce le ha beati, trasparente. Questo serve, molto utile, è sempre di Treina, è molto utile per appunto sistemarle al meglio. Al numero 11, Eleven, come la nostra protagonista di Stranger Things, ve l'avete visto, vi piace Stranger Things. Abbiamo di Tom Hanks un olio per il corpo al ylang-ylang e con semi di, con olio di semi di cannabis sativa, un elemento che fa bene al corpo perché lo rilassa, lo nutre e stimola il sistema endocannabinoide. Numero 12, non so se non me ne parlerò, di Aveda Botanical Repair, è uno shampoo riparatore e rinforzante da 50 ml. Numero 13, eccolo qua, bello perché così non c'è spoiler, ragazzi, non so cosa c'è. E c'è qui di Kiko, wow, un automatic layering curl che dovrebbe essere nera, lasting precision, eccola qui. Poi ancora il numero 14, ragazzi, mi dovete scusare, non immaginavo ci fosse tutta questa carta, tutto questo rumore di blau blau. Allora, go glam and glow, wow, c'è un super mud, una maschera purificante in versione mini mini, però comunque, ragazze, è un glam and glow da 7 grammi. Al numero 14, al numero 15, un attimo che lo trovo, 15, eccolo qui. Ah, meno male che so l'inglese, altrimenti questo calendario della band non l'avrei mai finito. Di Revolution, vitamina C, è un cleanser, non mi viene la parola in italiano, comunque per rimuovere il make up naturalmente. C'è un profumo, raga, di arancia, quindi è veramente la vitamina C da 150 ml. 15, oh mamma mia, buona. 15, poi 16, eccoti, a 16 abbiamo di Urban Decay Long Lasting Makeup Setting Spray, spray, eccolo qui, per 16 ore di durata del vostro makeup. Numero 17, rombo tutto, rombo. Allora, Saint Tropez Self Tan è un abbronzante naturalmente multivitaminico. Le abbronzanti noto che vanno sempre tanto, ma io non lo so perché, non ci scusate, signore e signori. Numero 18, cosa c'è al numero 18? Oh mammina buona, un bel rossettino di macchietto Whirl, vediamo che colore Whirl, bello, un bel marroncino, aspetta, dov'è? Oh yeah,
eccolo qui, vedete, un bel marroncino perfetto per il nostro inverno, se riusciamo a non mettere mascherine, ma chi lo sa, signore e signori. Numero 19, che cosa c'è nel numero 19? Di Estée Lauder c'è l'Advanced Night Repair, il complesso a 7 ml. Elasticizzanti. Al numero 20, eccolo qua, 20, anzi. Ah, c'è una roba che pesa un quintale e mezzo. Mi dispiace ragazze per tutto questo rumore, avrei dovuto forse aprirli prima, ma io invece li apro sempre con voi. Avete risparmiato le orecchie distrutte di So Rose da Maschena's Best, e tutto in tedesco ragazzi, un attimo qui, oh mamma mia, sarà un'acqua rosa da Maschena, sì, è un tonico, non era facile perché in tedesco non è facilissimo, allora, però dietro era scritto in inglese, non imbroglio. Numero 21, sì. Vediamo, ah, bellissima, di Real Technique. Wow ragazzi, guardate che bella questa spugna, è una spugna veramente particolarissima, 2 in 1. Voglio sapere, voglio anche dirvi, la parte superiore è in silicone, wow, e imita le dita, veramente interessante per miscela, questa devo provarla e vi faccio sapere di che si tratta. Se invece lo sapete voi, fatemelo sapere, così non faccio guai, che io non sono molto brava con queste cose, mi piace fare l'unboxing, ma poi non è che sono brava, Di Boscia ci piace Luminizing Black Mask, una maschera appunto black per eliminare le imperfezioni del viso. And at the number 23 we have, wow, no, mi serviva veramente ragazze, l'Uvia per Zalando, non è una di quei pennellini per stendere la maschera? Penso proprio di sì. Oh, che bello, proprio l'altro giorno ci pensavo e dicevo, mannaggia, io non ne ho uno, grazie Zalando, perché hai letto nel mio pensiero, questo mi era sfuggito. Numero 24, abbiamo finito, che tristezza. Numero 24, mamma mia, cos'è tutto ciò, di Augustinus Butter, aspettate che qui non ve lo fa vedere, ve lo faccio vedere, è una crema, the cream, mamma mia ragazze, che cos'è questa, una cosa stupenda, deve essere un prodotto super super, io non lo conosco, mi perdoneranno i proprietari, no, che sto combinando, sto smontando la crema di Augustinus Butter, vedete col dosatore, e questa deve essere una crema veramente fuori di testa, io già lo so, da 15 ml ragazze. Comunque, cosa dire del calendario dell'avvento di Zalando, già vale la pena acquistarlo solamente per il prodotto, come vi avevo detto al numero 6, che è il Foreo UFO Mini, questo Foreo che ci piace tanto perché è utilissimissimo per chi ha una certa età o chi si avvicina a quella certa età, e io sono una di quelle. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi invito come sempre a iscrivervi al nostro canale Box Addicted su YouTube, se ci state seguendo su YouTube, a seguirci su Instagram dove ci trovate come box.addicted, se ci state seguendo su Instagram, e se ci state seguendo su YouTube, iscrivetevi al nostro canale Box Addicted su Facebook, dove potrete essere sempre aggiornate sugli sconti, sulle box che escono, su di tutto e di più, sempre e comunque nel convenienza. Io vi ringrazio di nuovo, vi saluto, alla prossima, e grazie di essere state con me. Ciao!